L'età giolittiana, che si estende approssimativamente dal 1901 al 1914, fu un periodo cruciale nella storia d'Italia, caratterizzato dal predominio politico di Giovanni Giolitti. Questo periodo vide notevoli progressi sociali, economici e politici, oltre a sfide significative. Vediamo qual era il contesto storico e politico. Quindi Giovanni Giolitti. Allora, i primi mandati, Giolitti fu presidente del Consiglio in diversi mandati tra il 1892 e il 1921. Tuttavia, il periodo noto come età giolittiana si riferisce principalmente ai suoi mandati dal 1901 al 1914. Politica del trasformismo. Giolitti era un maestro del trasformismo, una pratica politica che consisteva nel formare alleanze variabili per mantenere la stabilità del governo. Principali politiche e iniziative. Leggi sul lavoro. Giolitti introdusse diverse riforme a favore dei lavoratori, tra cui regolamentazioni sulle ore di lavoro, miglioramento delle condizioni di vita e riconoscimento del diritto di sciopero. Sviluppo industriale. Promosse l'industrializzazione del paese, favorendo la crescita delle industrie del nord e sostenendo lo sviluppo delle infrastrutture come ferrovie e strade. Politiche sociali. Fu introdotta la legislazione sociale che includeva l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattia. Riforme elettorali. Estensione del suffragio. La legge elettorale del 1912 estese il suffragio a tutti gli uomini alfabetizzati di età superiore ai 21 anni e a tutti gli uomini di età superiore ai 30 anni, indipendentemente dall'alfabetizzazione, aumentando significativamente il numero degli elettori. Rapporti con i sindacati e i movimenti socialisti. Conciliazione. Giolitti adottò una politica di conciliazione nei confronti dei sindacati e dei movimenti socialisti, cercando di integrare le loro richieste nel sistema politico e di evitare conflitti violenti, scioperi e proteste. Sebbene cercasse di mantenere buoni rapporti con i sindacati, il periodo giolittiano fu anche caratterizzato da numerosi scioperi e proteste che Giolitti cercò di gestire attraverso negoziazioni piuttosto che repressioni violente. Politiche coloniali. Guerra italo-turca del 1911-1912. Durante il mandato di Giolitti, l'Italia intraprese la guerra italo-turca che portò alla conquista della Libia. Questo fu un tentativo di espandere l'influenza italiana e di consolidare il prestigio nazionale. Critiche e limiti dell'età giolittiana, la questione meridionale. Persistente arretratezza. Nonostante gli sforzi di Giolitti, il Sud Italia rimase economicamente arretrato rispetto al Nord. Le politiche giolittiane non riuscirono a risolvere le profonde disuguaglianze economiche e sociali tra le due aree. Emigrazione. La povertà e la mancanza di opportunità continuarono a spingere molti meridionali a emigrare verso l'estero. Accuse di corruzione e clientelismo. Corruzione. Giolitti fu spesso accusato di corruzione e clientelismo, utilizzando il potere politico per consolidare la sua posizione e favorire i suoi sostenitori. Clientelismo. La pratica del trasformismo, pur garantendo stabilità politica, fu vista anche come un metodo per manipolare il sistema politico e mantenere il potere attraverso accordi e compromessi. Fine dell'età giolittiana. Prima guerra mondiale. Crisi del 1914. L'età giolittiana terminò con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, che cambiò radicalmente il panorama politico e sociale italiano. Neutralità e interventismo. Allo scoppio della guerra, Giolitti inizialmente sostenne la neutralità dell'Italia, ma fu infine superato dagli interventisti che portarono l'Italia a entrare in guerra nel 1915. Eredità dell'età giolittiana. Modernizzazione. Industrializzazione. Giolitti contribuì significativamente all'industrializzazione dell'Italia, ponendo le basi per il futuro sviluppo economico del paese. Legislazione sociale. Le sue riforme sociali e lavorative crearono un quadro legislativo che migliorò le condizioni di vita e di lavoro per molti italiani. Politica inclusiva. Inclusione delle masse. L'estensione del suffragio e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori segnarono un passo importante verso una maggiore inclusività politica. Stabilità e compromesso. Politica del compromesso. La politica del trasformismo di Giolitti, sebbene criticata, riuscì a garantire una relativa stabilità politica in un periodo di grandi cambiamenti sociali ed economici.